Siamo nello stabilimento Yatt in provincia di Chieti, dove vengono prodotte le nostre biciclette. La prima fase in assoluto, diciamo, della produzione è proprio quella che vedete alle mie spalle, le materie prime. Le materie prime cosa sono? È l'alluminio ancora da lavorare che entra nello stabilimento. Scaricano le materie prime, tutto quello che riguarda tubi d'alluminio e gli estrusi d'alluminio che vengono stoccate alle mie spalle. Da qui vengono mandate le materie prime, vengono mandate nel reparto di piegature di taglio e vengono eseguite le prime lavorazioni. Si prende proprio del materiale e vengono fatte due lavorazioni, la piegatura e il taglio laser. Cosa significa? Il taglio laser è una macchina laser che taglia l'alluminio, viene tagliato con il profilo che c'ha il disegno, vengono tagliate le sezioni. La seconda lavorazione è la fase di piegatura dell'alluminio. Cosa consiste? Nel piegare i tubi di alluminio come vogliamo noi, rispettando le nostre geometrie e il nostro progetto, praticamente rispettando il nostro disegno. Una volta che sono preparati tutti i pezzi, vengono messi nella maschera di saldatura che adesso andremo a vedere, per poi procedere con la saldatura finale. Qui quello che vedete è proprio il telaio della nostra bicicletta posizionato sulla maschera di saldatura. Il processo è un processo di installazione di tutte le parti. Vedete, questi sono i drop posteriori, questo qui è il tubo sterzo, questo è il tubo sella. Tutti i pezzi vengono inseriti su questa maschera di saldatura per poi procedere a puntarli tutti, per poi togliere il telaio dalla maschera di saldatura, poi si procede alla saldatura finale. Quindi è un processo molto molto preciso, tutti i pezzi vanno in posizione al decimo di millimetro. Quando l'operatore vede che tutti i pezzi sono in posizione perfetti, allora procede proprio a puntare tutte le parti del nostro telaio in maniera molto molto precisa. Una delle fasi fondamentali della produzione dei nostri prodotti è proprio la fase della saldatura. Come vedete, qui c'è l'operaio che sta saldando, quindi tutti i pezzi precedentemente preparati vengono adesso messi insieme tramite la saldatura a TIG. Cosa significa? Significa che l'operatore che sta adesso saldando procederà con la saldatura per unire tutti insieme questi pezzi. Cari amici, in questo reparto siamo nel reparto di saldatura con i robot e dietro di me ci sono i robot di saldatura. Come funzionano? Sono delle macchine molto molto avanzate tecnologicamente che da sole eseguono tutto il percorso di saldatura del telaio. Come funziona? Vengono messe tutti i tubi, tutti i componenti, tutti i pezzi vengono messi sopra delle maschere, vengono bloccati tra di loro e il robot segue tutti i punti per procedere con la saldatura. Quindi una volta inviato il ciclo di lavorazione, il robot pensa lui a saldare tutto completamente il telaio. Poi c'è una segnalazione: quando il robot ha finito, si prende il pezzo in maschera e il pezzo si tira fuori dalla macchina completamente saldato. Cari amici, allora questa macchina si chiama controllo numerico, si chiama CNC. È una macchina che esegue alcune lavorazioni dei pezzi della nostra bicicletta. Lì si programma, in quel computer lì viene programmata e molti pezzi della nostra bicicletta, del nostro progetto, vengono lavorati su questa macchina che si chiama CNC. Come vedete, adesso c'è la nostra staffa del motore sul CNC, vengono fatte alcune lavorazioni di asportazione del materiale. Attualmente ci abbiamo questo pezzo, dopo tra poco eseguiremo delle lavorazioni su questo pezzo. Quindi parliamo di macchine estremamente precise, estremamente affidabili, che non si può fare a meno di non averle, perché molti pezzi, decine di pezzi della nostra bicicletta necessitano
di forature, di asole, di lavorazioni particolari che solo questa macchina riesce a farle in modo molto molto preciso. Cari amici, qui ci troviamo nel reparto, già siamo dentro il reparto di montaggio, nella linea di produzione, e questa è la prima fase. Quando i telai lasciano il reparto verniciatura, vengono portati qui. In questa fase è una fase molto importante del processo produttivo della bicicletta, perché in questo macchinario avvengono due cose importantissime. Avviene la lavorazione del BB, del Bocon Bracket, del movimento centrale, e praticamente questa macchina esegue una lavorazione proprio nella parte del movimento centrale. Poi l'operatore, tramite un software speciale, cosa fa l'operatore? Esegue il numero di telaio, di tracciabilità del telaio, quindi ogni telaio avrà il suo codice. Importantissimo questo, perché questo codice qui lo ritroviamo nella linea di assemblaggio che adesso tra poco andremo a vedere. Questa fase qui è una fase molto importante, perché si dà un'identità, si dà un codice proprio al telaio, che rimarrà sempre su questo telaio. Ecco, qui ci troviamo proprio nella linea di montaggio delle biciclette, proprio è una linea speciale proprio per installare tutti i componenti sulla bicicletta. In quel reparto che abbiamo visto poc'anzi, il telaio è stato codificato definitivamente, per poi passare alla postazione numero 1. Tutti i check, tutti i passaggi, tutti i collaudi inizieranno da questa postazione numero 1, per poi proseguire in tutte le postazioni. Dietro di noi l'operatore esegue proprio tutti i controlli in quel pannello che vediamo alle nostre spalle. La linea di montaggio è proprio un processo di lavorazione che evita qualsiasi errore da parte dell'operatore, perché il nostro telaio codificato là, qui scorre e prosegue proprio in tutta la linea di montaggio fino ad arrivare in fondo, bicicletta completamente montata e pronta da mettere in scatola. Dietro di me le biciclette uscite dalla linea di produzione sono pronte per fare gli ultimi controlli. Sì, perché vengono controllate in tutte le sue parti prima che l'azienda IAT procede all'inscatolamento, al confezionamento del prodotto. Quindi dalla linea di assemblaggio escono biciclette e vengono posizionate qui. Poi un operatore controlla in modo molto molto preciso, in modo molto accurato, tutta il prodotto nell'ultima fase prima dell'iscatolamento. Quindi vengono posizionate qua, si procede agli ultimi messa a punto della bicicletta prima che il prodotto viene messo all'interno proprio della scatola. Ma prima viene fatto proprio un controllo molto molto preciso da parte dell'operatore.